Ciao Roma. Bene, dopo il maestro Pino De Lucia ci trasferiamo a Fiumicino dove abbiamo scoperto una vera e propria curiosità navale. Vediamo. È ormeggiata nelle acque dei canali di Fiumicino un'imbarcazione che sembra arrivare direttamente dal Medioevo. Una galera in tutta simile a quella che solcavano i mari nel 1200 è stata ricostruita in un cantiere navale del comune di Toraneo. Sono occorsi 4 mesi di duro lavoro per costruire questo veliero lungo 20 metri con uno scafo in legno di quercia di 40 quintali, fedele riproduzione delle maestose navi commerciali del XIII secolo. La lavorazione è ormai ultimata. Fra circa una settimana verranno issate le vele sull'albero maestro e l'imbarcazione potrà mollare gli ormeggi e salpare. Nello stesso cantiere, qualche anno fa venne costruito l'imponente galeone del film I Picari di Mario Monicelli e non è da escludere che anche questa galera comparirà in una produzione cinematografica. Massimo riserbo sulle iniziative legate al varo ufficiale. Forse il veliero navigherà per qualche ora sulle tranquille acque del litorale e al pubblico sarà consentita una veloce visita a bordo. Oppure i titolari del cantiere preferiranno fare una sorpresa ai cittadini con una veleggiata medievale inaspettata. Comunque sia, attenzione, le acque di Ostia riservano grandi sorprese.